Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati in un video. In questo video, ragazzi, andrò a dirvi la rosa del fantacalcio tra youtubers stagione 2018-2019. Prima di iniziare questo video ci tenevo a salutare due persone che hanno guardato la live per 8 ore di filo, ovvero la durata della live dell'asta, che vi metto qui in alto nelle schede, che è stata realizzata ieri appunto sempre sul mio canale. E ringrazio appunto Kai Pirosca e Patrizio Magliacca per aver guardato la live 8 ore di fila. Vi ringrazio ragazzi, siete unici. Ma detto questo, non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito a parlare della mia rosa, del fantacalcio. Due cose molto importanti: la prima è che l'asta è stata realizzata con 1.000 crediti, comunque sì, con 1.000 crediti, quindi se avete prezzi spropositati è per quel motivo. E invece, comunque, un'altra cosa importante: in descrizione trovate il link dei partecipanti, degli youtubers, passate anche da loro, mi raccomando. E un'altra cosa mi sono ricordato adesso è che farò un video, non so se gli altri youtubers lo faranno, ma almeno io lo farò. Farò un video settimana in cui vi aggiornerò sul nostro calcio, sul nostro fantacalcio, ovvero classifica, risultati delle partite, perché faremo scontri diretti, eccetera, eccetera. Detto questo, partiamo subito. Partiamo dai portieri. Portieri, ho preso Stracoscia a 36. Credo che Stracoscia 36 sia comunque non un buon colpo, perché certo 36 crediti sono anche tanti, però comunque credo che son ben spesi, sono ben spesi, perché anche se la Lazio non ha una buona difesa rispetto alle big di Serie A, io credo che comunque Stracoscia sia un valido portiere, per questo l'ho preso come primo portiere. Invece di spendere molti più crediti per i vari Szczęsny, Handanovic, Donnarumma, ho deciso di puntare su Stracoscia. Come secondo portiere ho preso Lafont della Fiorentina. Una scommessa, certo, ma intanto gioca titolare alla Fiorentina. E comunque come secondo portiere va bene. In ogni caso, se farà male, io comunque mi sono preso Dragowski come terzo portiere, che si alterneranno sia Lafont che Dragowski, giusto per prendere un terzo portiere, ho preso Dragowski a 1. Passiamo alla difesa. Passiamo alla difesa. Come difesa ho preso Romagna a 4. Credo che sia un ottimo colpo Romagna a 4, perché io, essendo della Sardegna, comunque guardo il Cagliari, e vedendo il Cagliari ho visto che Romagna la scorsa stagione veramente mi ha impressionato tanto. Un buon difensore, che comunque alla fine ha veramente tanta sicurezza. Certo che il Cagliari non è una buona squadra, infatti non è che l'ho preso per fare il titolare, però come sostituto per me è ottimo Romagna, perché gioca anche titolare. Poi ho preso un Kulu a 36, lui farà il titolare. Comunque sottovalutato da tantissimi, ma per me comunque qualche bonus te lo porta. Anche la scorsa stagione ha segnato, mi pare, 2-3 gol. Non vorrei comunque dire sciocchezze, ma in ogni caso qualche bonus te lo porta. Certo, non tantissimi bonus, ma per me credo che sia un buon colpo in culo. Ripeto, rispetto a prendere i big in difesa, perché per me non ha senso prendere big in difesa, spendi solo crediti. Poi vabbè, un big l'ho preso ovviamente. Giorgio Chiellini a 49, appunto a 49 crediti. Io l'ho preso perché comunque, essendo juventino, comunque una scelta di cuore, ho preso Chiellini a 49, anche se per il fantacalcio non è ottimo, perché soggetto a turnover, soggetto a spesso degli infortuni, soggetto spesso dei cartellini gialli, ma in ogni caso qualche bonus lo porta sempre Chiellini. Quindi credo che, certo, sia esagerato 49 crediti per lui, assolutamente, però un buon colpo, assolutamente sì. Poi ho preso Ferrari del Sassuolo a 31, che la scorsa stagione ha giocato alla Sampdoria, veramente giocando ad alti livelli, spero si ripeta anche per questa stagione al Sassuolo. In ogni caso, per me buon colpo, però più che altro è anche una scommessa, perché non si sa se al Sassuolo farà la stessa stagione che ha fatto alla Sampdoria la scorsa stagione. Poi ho preso De Maio a 3. Per me è un colpaccio, gioca titolare al Bologna, ma a parte questo, un 6, un 6 e mezzo te lo prende sempre De Maio. Quindi per me credo sia un buon colpo tenerlo come panchinaro, per me è ottimo. Poi
Poi ho preso Berezinski a 24. Berezinski a 24 perché comunque è un terzino, è titolare e comunque qualche bonus te lo porterà sempre Berezinski, almeno 5 assist, io confiderei in lui 5 assist, secondo me li fa. Massimo 5 assist, e quindi credo che Berezinski per me sia appunto un buon giocatore da prendere. L'ho preso a 24 crediti e poi ho preso cacciatore a 11 crediti, titolare del Chievo Verona. A parte questo, non comunque ottimo giocatore, grande giocatore, ma buon giocatore sì. L'ho pagato a 11, secondo me cifra esagerata, però alla fine devo prendere qualcuno in difesa, ho preso cacciatore. E infine ho preso Gosens a 14. Gosens comunque l'ho preso perché Gasperini gioca col 3-4-2-1 e appunto Gosens, essendo difensore, cioè essendo un terzino, comunque essendo difensore al fantacalcio, gioca esterno sinistro, quindi essendo più avanzato ho deciso di prendere lui proprio per questo motivo, sperando che qualche assist e qualche gol me lo faccia. Passiamo ai centrocampisti. Centrocampisti ho preso Etemai a 20. Etemai a 20, ragazzi, è veramente tanto. Lì sono stato veramente stupido. Però comunque scherzandoci, gioca sempre titolare al Chievo Verona. Comunque non ti prende mai l'insufficienza, ti prende sempre la sufficienza. Ed è questo che voglio di un centrocampista, quindi ho preso Etemai. E poi ho preso Lucas Leiva a 30. Lucas Leiva a 30, essendo comunque il mediano della Lazio, spero che mi faccia che mi porti qualche assist al fantacalcio, quindi l'ho preso a 30. Poi il big a centrocampo, ho preso Pastore a 50. Secondo me Pastore a 50 non è proprio una cifra esagerata, comunque rispetto a quello che dicono gli altri, perché per me comunque Pastore, secondo me, non vorrei esagerare, ma secondo me 6 gol Pastore te li fa, e a parte questo qualche bonus te lo fa, e a parte questo magari mi può fare mi può dare più di un 6 comunque, che potrebbe servirmi, magari un 7 a giornata ci starebbe, e l'ho preso appunto. E poi ho preso Bradaric a 1, colpaccio. Bradaric, giocatore del Cagliari, dovrebbe giocare titolare a centrocampo, quindi ho deciso di prenderlo, tanto farà panchina, comunque sarà una delle ultime comunque soluzioni mie, nel senso che lo userò veramente poco, però comunque ci sta, veramente un colpaccio a uno Bradaric. Poi ho preso Brozovic a 30, appunto titolarissimo dell'Inter, perché è l'unico decente a centrocampo, e quindi l'ho preso sperando che qualche gol me lo faccia. Certo, è uno dei giocatori più discontinui della Serie A, su questo non c'è ombra di dubbio, ma sperando che in quei 6 mesi che faccia appunto bene, mi faccia delle prestazioni incredibili che potrebbero farmi la differenza. Poi Romulo a 29, l'ho pagato tantissimo, un'enormità, però io, ragazzi, Romulo lo volevo per forza. Romulo, giocatore duttilissimo che può giocare ovunque, all'Hellas Verona ha giocato terzino, centrocampista, esterno, addirittura ha giocato portiere all'Hellas Verona, Romulo, ma a parte questo ha giocato in tutti i ruoli, ha giocato all'Hellas Verona la scorsa stagione in porta, in difesa, centrocampo, in attacco. Ho deciso di prenderlo, ripeto, perché è duttile e per me è un colpaccio, secondo me. Certo, a 29 no, però a 20 sarebbe stato un colpaccio, per me è un buon colpo, perché ripeto, è duttilissimo, può fare tutti i ruoli. Poi ho preso Quadrato a 40. Quadrato a 40 secondo me è una esagerato, però se vuoi prendere un top player come Quadrato, 40 li devi spendere per forza, quindi ho speso 40 per Quadrato. Comunque non giocherà sempre, perché ripeto ci sarà il turnover, però molte partite le farà Quadrato, sperando che mi faccia delle prestazioni incredibili. E infine ho preso De Paoli a 1, giocatore del Chievo Verona, gioca esterno destro, almeno contro la Juventus ha giocato esterno destro la prima di campionato, quindi essendo centrocampista, cioè gioca ala a destra, comunque gioca in attacco,
quindi l'ho preso per questo motivo. E a uno per me è un buon colpo, De Paoli. Poi passiamo all'attacco. All'attacco ho preso il big, comunque come big ho deciso di prendere Higuain e l'ho pagato 320. Per me questa sarà la svolta di Higuain, perché per me comunque alla Juve, ripeto, rientrava sempre a centrocampo, non giocava nel suo ruolo naturale, che è quello appunto di stare in attacco e di segnare, ogni pallone che gli dai lui lo mette dentro. Invece al Milan, appunto, tornerà ad avere questo ruolo e quindi per me potrà fare assolutamente bene Higuain. Poi ho preso anche l'alternativa di Higuain, che è Cutrone a 60, l'ho pagato 80. Per essere una semplice alternativa, però bisognava prenderlo. Se tu prendi Higuain, devi prendere anche la propria alternativa. Poi Callejon a 100, per me 100 è assolutamente abbordabile per un giocatore come Callejon, giocatore che mi piace tanto, giocatore che comunque a giornata veramente ti fa o ti fa il voto 7 o ti porta bonus. Questo è Callejon, per me è un po' sottovalutato, l'ho preso a 100, secondo me, credo che comunque che lo prendevo a tanto, invece l'ho preso solo a 100, quindi per me va bene, ottimo Callejon. Poi Pavoletti a 50, giocatore del Cagliari, l'anno scorso ha fatto, se non sbaglio, intorno alla decina di gol. Spero comunque che Pavoletti possa farne ancora di più, ma credo sia assolutamente impossibile. Però comunque l'ho preso appunto per alternarsi con questo che vi sto per andare a dire adesso, per fare il terzo titolare in attacco. E appunto ho preso Antenucci, che sarebbe quello da alternare a Pavoletti, l'ho preso a 30, ottimo colpo, scorsa stagione ha veramente fatto più delle aspettative. Quindi l'ho preso a 30, sperando che anche quest'anno si riconfermi. E infine, comunque, vedendo che mi serviva un sesto attaccante e così tanto per, ho preso Lagumina a 1. Lagumina a 1, titolare dell'Empoli, che so, 4-5 gol te li fa Lagumina, quindi ho preso Lagumina giusto per tenermelo come sesto attaccante. E ragazzi, il video è finito, spero che questo vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere nei commenti se vi piace la mia rosa e cosa avreste fatto. Comunque, analizzate la mia rosa da 1 a 10, datemi un voto da 1 a 10 qua sotto nei commenti. Se fate anche voi un fantacalcio tra amici, eccetera, eccetera, scrivete la vostra rosa nei commenti, lasciate like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, e in descrizione trovate il mio profilo Instagram e la mia pagina Facebook, dove vi aggiorno su news del canale e tanto altro ancora. Detto questo, ciao ragazzi!